Buongiorno, bentrovati dalla Pala Utiwa di Martina Franca, dove stanno per iniziare le attività di questo Gioca Gin 2017. Ecco qua le atlete del Gioca Gin 2017 che stanno per iniziare con l'esibizione dell'Agro Gin qui dal Pala Utiwa di Martina Franca, dove per la prima volta partirà il collegamento Facebook con la WISP nazionale. Anzi, vi invito a rimanere in diretta qui con noi tutta la mattina, perché ci saranno vari collegamenti da tutte le piazze dove il Gioca Gin è in atto in questo momento. Abbiamo visto esibirsi prima l'Agro Gin, poi 140 anziani e adesso i piccolissimi, tutti insieme, piccoli, adulti, anziani, per divertirsi, per giocare, per ballare, ma soprattutto per fare solidarietà, perché vi ricordo che l'iniziativa di questa mattina in collaborazione fra WISP e Terre des Hommes mira a raccogliere fondi per un importantissimo progetto di solidarietà, ovvero un acquisto di un ludobus da destinare al Libano, che è il paese più vicino alla Siria, che ospita il maggior numero di profughi siriani. Quindi un progetto importantissimo che appunto serve per portare il gioco e il divertimento che qui stiamo godendo, di cui stiamo godendo questa mattina, anche in paesi più disagiati. Va bene, qui da Martina Franca è tutto, vi restituisco la linea e vi ricordo che il prossimo collegamento sarà da Civitavecchia. Un saluto da Valeria Semeraro, dal Pala Utiwa di Martina Franca. Buongiorno a tutti dal Parasport Comunale di Civitavecchia, qui è Simone Assioma in collegamento per il Gioca Gin. Riprendiamo da Civitavecchia i collegamenti delle città coinvolte in questa manifestazione nazionale organizzata dall'UISP in collaborazione con Terre des Hommes. Stiamo assistendo ora all'esibizione di ginnastica ritmica della scuola media Manzi. Oltre alla corposa partecipazione della danza, abbiamo anche la partecipazione della SDI Ion Team Kickboxing per le arti marziali, più precisamente la kickboxing. Inoltre abbiamo la ginnastica ritmica e la ginnastica artistica e la danza del ventre. Bene, sulle note di Cicale, da Simone Assioma e da Gioca Gin di Civitavecchia è tutto, ma rimanete sulle pagine Facebook di WISP e Terre des Hommes, perché da un paio di minuti ci collegheremo direttamente con Terre des Hommes. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti del Libano, sono Martina e mi occupo dei progetti di Terre des Hommes Italia qui in Libano, con i bambini che fuggono dalla guerra che ormai sta martoriando la Siria da circa 6 anni e la sua popolazione. Il Libano è un paese molto piccolo, conta all'incirca 4 milioni di abitanti e secondo gli ultimi dati che ci sono stati forniti dall'UNHCR si contano all'incirca 1,5 milioni di rifugiati siriani. Al momento siamo presenti in 3 diverse aree qui in Libano, ovvero nel nord della Bekaa, in Mount Lebanon e nel sud del Libano. In nord Bekaa e in Mount Lebanon portiamo avanti dei progetti che forniscono un sostegno e un supporto psicosociale ai bambini che frequentano le nostre attività nei centri. Abbiamo 10 centri, 6 in Bekaa e 4 in Mount Lebanon, e allo stesso tempo cerchiamo parallelamente di sensibilizzare quanto più possibile la comunità locale, quindi in questo caso quella libanese, ai temi dei diritti dei bambini e la protezione dell'infanzia. Per quanto c'è possibile cerchiamo anche di promuovere coesione sociale fra la popolazione libanese e la popolazione siriana. Negli ultimi anni abbiamo fatto molto in Libano grazie ai contributi dei donatori individuali, delle istituzioni locali e non, e grazie anche al fantastico contributo della comunità WISP, Unione Sport Italiana per Tutti. Dicevo quindi che abbiamo progetti sia in Mount Lebanon che nel Bekaa, ma abbiamo progetti anche nel sud del Libano, dove lavoriamo principalmente con i rifugiati palestinesi, in particolar modo nei campi di Ain el-Helwe e di Er-Rashidiyeh.
qui portiamo avanti progetti nel campo dell'educazione formale e non formale. Per quanto riguarda la nostra collaborazione con WISP, questa è una collaborazione che va avanti da ormai molti anni. E WISP diciamo che utilizza lo sport come strumento di resilienza, abbiamo fatto diversi progetti, l'ultimo ad esempio quello a dicembre nel paese di Cedeide che si trova nel nord della Becca, dove siamo riusciti a fornire la popolazione locale siriana con un campo sportivo, un campo da calcio. Grazie poi anche all'edizione di Gioca Gin che continuerà fino al mese di giugno, riusciremo anche a fornire i bambini che vivono all'interno di Masharia Al-Ka, che si trova nella regione della Becca, è un distretto molto particolare con una serie di problematiche che cercheremo di approfondire meglio nel video che vedrete fra poco. E forniremo appunto i nostri volontari che riescono ad entrare a Masharia Al-Ka con un ludobus che permetterà loro di implementare quelle attività che tendenzialmente invece cerchiamo di portare avanti all'interno dei nostri centri. Non mi spingo oltre, vi lascio quindi in compagnia di un video che abbiamo registrato questa settimana e che vi mostrerà meglio quali sono le problematiche di Masharia Al-Ka, quali sono le attività che implementeremo quindi grazie al contributo di WISP. Quindi vi auguro una buona visione e vi saluto e vi ringrazio da Giuri. Ciao ciao! Balletto a casa mentre facciamo le pulizie. Ora scateniamoci. Trentesima edizione di Gioca Gin, storica manifestazione nazionale della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, manifestazione di sport e di solidarietà organizzata insieme a Terre des Hommes. Questo collegamento è garantito da Marco Magnani dalla WISP di Piombino. Ed è tutto, Marco Magnani della WISP di Piombino vi saluta, rimanete nelle pagine di Facebook e WISP di Terre des Hommes perché tra un paio di minuti ci collegheremo con Reggio Emilia. Eccoci, siamo in diretta.
la storica manifestazione WISP promossa in collaborazione con Terre des Hommes per portare sport, divertimento ma anche solidarietà nei palazzetti di tutta Italia. Sono qui con Roberto Giovannetti, che è il figlio di Odone Giovannetti, uno storico dirigente che ha fondato la WISP di Reggio Emilia e non solo, e magari a Umberto chiediamo, visto che a Odone era così cara anche questa manifestazione, di dirci qualcosa di quello che pensava Oddo a riguardo. Beh, che dire, lui era propenso per queste cose quando vedeva... Ci spostiamo così, sì. Guardiamo... Quando ha ideato questa cosa qua, l'ha ideato proprio per vedere proprio tutti questi ragazzini, queste ragazze, per avere un momento di aggregazione per quanto riguarda tutti gli sport. E credo che la sua idea, lui che si è sposato in Italia, che è bellissima tra l'altro, e sono, ringraziamo la WISP a nome dei miei fratelli per questa bellissima iniziativa. Credo che questo scopo qua sia veramente riuscito. Buongiorno a tutti da Milano, sono Stefano Carboni, Digital Manager di Terre des Hommes Italia. Volevo parlare di Terre des Hommes in Libano proprio anche grazie all'aiuto di WISP, quindi un'organizzazione molto importante, è riuscita a migliorare i propri servizi psicosociali che offriamo in tre diverse aree del Libano. E praticamente vogliamo solo lasciarvi adesso con un video che spiega molto meglio di quello che fa Terre des Hommes in Libano, realizzato dalla nostra Martina Belotti. L'avete già visto stamattina questo video, ma ve lo riproponiamo, è molto interessante, e alla fine c'è anche un bellissimo saluto dei bambini, che insomma è una cosa che apre sempre il cuore. Continuate a seguire Gioca Gin 2017, che andrà avanti fino a giugno. La diretta prosegue, dopo avremo il collegamento da Fabriano, da Iesi, e chiuderemo con Enna. Quindi adesso vedrete sempre nella pagina di Terre des Hommes il servizio di Martina Belotti, un video molto interessante che spiega meglio appunto di quello che fa Terre des Hommes. Grazie a tutti, continuate a seguirci. Buonasera a tutti, siamo in collegamento dal Paraguay di Fabriano, chi vi parla è Michele Costantini della WISP. Siamo in diretta per la 18ª edizione del Gioca Gin. In questo momento si stanno svolgendo l'esibizione della SD Pindarica, un gruppo che lavora con acrobatica aerea a terra. Che stiamo assistendo allo spettacolo della SD La Pindarica, un'associazione che fa acrobatica aerea e a terra, in attesa delle altre società che si esibiranno più tardi, che sono il Gioca Judo, Centro Studi Fabriano, il Pattinaggio Fortitudo Pattinaggio, un percorso cinico effettuato dal gruppo dei 5 anni, i primi passi di tutte le scuole materne coinvolte nel progetto WISP Primi Passi, a seguire il Taekwondo come attività giovanile del gruppo Fabriano e Sassoferrato, poi ci sarà l'intervento della Polisportiva Sterlino con un insieme di attività multidisciplinari sportivi, ancora si esibiranno i bambini della scuola materna con un balletto e chiuderanno il Gioca Gin 2017 la ginnastica Fabriano con un'esibizione ginnastica ritmica e il centro danza spettacolo Un Caos con un'esibizione di danza classica moderna, contemporanea e hip hop. Buonasera dal palazzetto dello sport di Iesi, il Palatricolo, e tutte le amiche e gli amici della WISP di Iesi. Stiamo qui oggi 26 febbraio per l'edizione del Gioca Gin 2017. Ringraziamo gli amici di Fabriano che ci hanno passato la linea e andiamo in avanti con il nostro programma della manifestazione, una storica manifestazione che
riguarda tutto il territorio nazionale, che si svolge in ben 51 città d'Italia. Le manifestazioni andranno avanti fino a giugno 2017. Giocagin è una manifestazione di sport e solidarietà organizzata insieme a Terre de Homs. Quest'anno il ricavato andrà per i bambini siriani profughi in Libano per l'acquisto di un ludobus. Un saluto dai nostri amici della grande età. Siamo in diretta. Ok, si stanno preparando le bambine intanto della ginnastica artistica. Secondo gruppo della ginnastica artistica. Ok, ricordiamo che stiamo trasmettendo dal Palatricoli del comune di Jesi l'edizione 2017 del Giocagin, una manifestazione nazionale, a carattere nazionale, che si svolge in 51 città da oggi fino al prossimo giugno 2017. Una manifestazione di sport, solidarietà, organizzata insieme a Terre de Homs. Questo collegamento a Jesi è garantito dal sottoscritto Luigi Centanni. Buon pomeriggio a tutti, è Alessandro Casano che vi parla in collegamento da Enna, dove riprendiamo i collegamenti dalle città coinvolte in Giocagin, storica manifestazione nazionale del WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che andrà avanti fino a giugno. Giocagin è una manifestazione di sport e solidarietà organizzata insieme a Terre de Homs. Adesso potete ammirare l'esibizione del gruppo Tarantella della scuola di ballo Kral dipendenti regionali. Adesso ci spostiamo nell'angolo in cui la SD New Arberina Dancing ci mostra alcune esibizioni del Fitball. Come potete osservare, sono molti gli atleti coinvolti in questa manifestazione presso il palazzetto dello sport di Enna Bassa. Sono circa 500 e molteplici sono le società di appartenenza, tra cui SD New Armerina Dancing, SD Centro Sport e Benessere, la Correal, SD Azzurra, WISP Enna, Kral, Comunità Teranca, SD Basket Enna. Adesso invece osserviamo l'esibizione di Kitsch Jiu Jitsu della società ASD Centro Sport e Benessere.
terminano qui i collegamenti da alcune città che hanno partecipato a Jokajin 2017. È stato un modo per introdurvi nell'atmosfera festosa di questa manifestazione del WISP. Sulla pagina Facebook di WISP Nazionale e Terre des Hommes potrete vedere le registrazioni con i precedenti collegamenti. Vi ringraziamo e vi salutiamo.